Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e benvenuti in un nuovo video dedicato all'attualità del mondo Pokémon. Poco più di una settimana fa, nel pieno del silenzio attorno ai nuovi titoli Pokémon in uscita su Nintendo Switch, è successo qualcosa di davvero particolare. Il canale internazionale di curiosità videoludiche Did You Know Gaming ha pubblicato un video intitolato Il Pokédex ufficiale perduto. Uno speciale di 38 minuti il cui contenuto ha promesso di essere ricco di informazioni inedite e canoniche sul mondo dei mostriciattoli tascabili. Incuriosito sia dal titolo del video che dalla sua descrizione, che parla di un Pokédex mai tradotto in Occidente e in parte mai menzionato dai videogiochi, ho deciso di guardare il video per capirci di più. E ciò che ho trovato, amici miei, è una miniera di lore. Il lavoro compiuto da questi ragazzi è encomiabile e ci permetterà di compiere congetture, speculazioni e osservazioni su frammenti di una lore originaria rimasta taciuta sino ad oggi. Per cominciare, però, è necessario chiarirvi cosa sia effettivamente questo Pokédex perduto e come sia arrivato tra le nostre grinfie nelle ultime settimane. Il 5 aprile del 1996, cioè 2 mesi dopo l'uscita di Pokémon Rosso e Verde in Giappone, la Creatures Inc. ha pubblicato sul mercato un libro intitolato Pokédex, An Illustrated Book of Pocket Monsters. Si trattava di un'opera promozionale per far conoscere agli acquirenti giapponesi la nuova proprietà intellettuale di Nintendo, ben lontana dalla viralità futura, che univa il concept dell'enciclopedia Pokémon a quello del generico artbook videoludico, nel quale si condividono dettagli aggiuntivi sul mondo narrativo di turno. Nelle oltre 140 pagine del libro, infatti, troviamo sia le consuete descrizioni biologiche delle creature affiancate ai loro artwork, sia curiosità aggiuntive sul mondo Pokémon e in generale, a mo' di integrazione di quanto si fosse effettivamente potuto apprendere all'interno dei giochi per Game Boy. Se normalmente questo tipo di opera viene scritta dal punto di vista degli sviluppatori e quindi con un completo sfondamento della quarta parete, è da sottolineare che Pokédex è stato redatto come un vero e proprio reperto inerente al mondo Pokémon. Il libro racconta delle ricerche fatte in tempi antichi e moderni sui mostriciattoli tascabili dal punto di vista degli scienziati e quindi è pensato come una vera pubblicazione scientifica. Pensatelo come Memoride, il libro pubblicato da Mondadori, che poi a tal proposito se lo vogliamo fare io qua sto, cioè non è che per forza il bonifico deve arrivare da Masuda, può pure arrivare da qualcun altro. Per via dei suoi contenuti peculiari, come ad esempio grafici che mostrano quanto i Pokémon siano più o meno veloci di mezzi di locomozione umani, Pokédex ha sempre destato la curiosità dei più affezionati alla saga. Hi-Res Pokémon, un archivio di scansioni di materiale Pokémon ad altissima qualità, già nel 2019 aveva dedicato un piccolo post ai suoi contenuti, e lo stesso aveva fatto il Dottor Lava nel 2020 mostrando un disegno che comparava le varie altezze di alcuni mostriciattoli, confermando che la loro misurazione avviene effettivamente in lunghezza. Il buzz mediatico su questo libro, in ogni caso, fino a una settimana fa è comunque rimasto dimesso. I suoi contenuti emergevano a spizzichi e bocconi, la lingua giapponese ne rendeva difficile la fruizione in Occidente e le poche unità vendute su internet raramente e a prezzi proibitivi non hanno di certo aiutato. Poi però i proprietari di Did You Know Gaming hanno deciso di fare all in, hanno finanziato il ritrovamento e l'acquisto di un Pokédex. Hanno assoldato l'archivio di Hi-Res per compierne scansioni ad altissima risoluzione. Hanno pagato uno dei più grandi localizzatori ufficiali di Pokémon, ovvero Nob Ogasawara, per tradurne il contenuto e hanno contattato il Dottor Lava affinché scrivesse un video sui punti salienti rilevati. Il risultato di tale sforzo, appunto, è stato il video pubblicato sul loro canale YouTube. La traduzione della prefazione del libro e 73 delle descrizioni in esso contenute, diverse da quelle leggibili all'interno del Pokédex di prima generazione e capaci di farci vivere un taglio sul mondo Pokémon completamente inedito. L'immaginario che emerge da questo libro è molto più complesso rispetto a quello che trasuda dal Pokémon del successo mediatico e testimonia una sorta di riprogettazione del franchise come
prodotto per famiglie. Ad essere del tutto precisi, molte delle descrizioni inserite nel video di Did You Know Gaming non sono propriamente inedite, ma anticipazioni di passaggi che sarebbero stati poi riproposti nel futuro del franchise in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. Benché sia interessante sapere che Pokémon avesse alcuni spunti di lore specifici ben prima dei remake per Game Boy Advance, in questo video eviterò di menzionare tutto ciò che non è realmente nuovo per i fan esperti di Pokémon quali siete. La mia analisi, con conseguente lavoro di speculazione, si concentrerà dunque solo sul contenuto davvero inedito e procederemo chiedendovi di tenere bene a mente tre capisaldi: che questo libro è stato prodotto dagli autori di Pokémon e quindi è stato canonico, che molte di queste informazioni non sono state riproposte all'interno dei videogiochi futuri e che quindi probabilmente tanto del contenuto discusso oggi è da considerare come retconnato. Già che ci siamo, pure un'altra cosa: io questo libro in realtà l'ho trovato qualche giorno fa e l'ho pure comprato pagandolo un rene, ma in questo modo, se attualmente siamo legati alle pubblicazioni di Did You Know Gaming, in futuro potremo andare oltre il loro lavoro e studiare direttamente sulla fonte, e capirete a breve il significato di una cosa del genere. Le prime informazioni succulente sulla lore Pokémon si trovano proprio nella prefazione del libro. Il narratore racconta di come lo studio delle creature conosciute come Pocket Monsters sia principiato e soprattutto dove e quando. Pare che i primi Pokémon si siano sviluppati sulla Terra circa 2 milioni di anni fa, il che coincide nel mondo reale con l'arrivo del genus Homo habilis. Potremmo quindi ipotizzare che i Pokémon, pur essendo molto antichi, sarebbero comunque meno anziani di animali come le scimmie. E quindi un parto tutt'altro che primordiale, come Game Freak stessa avrebbe poi ritrattato cambiando la cosmogonia nel 2006 con Diamante e Perla. Certo, una ricostruzione di questo tipo richiederebbe una grande coincidenza tra mondo Pokémon e mondo reale. Ma ci arriviamo. Secondo il libro, gli studi umani sui Pokémon sarebbero però cominciati molto più tardi e non nella Canto di Oak, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. Tali ricerche sarebbero datate XVIII secolo e sarebbero avvenute in Francia, ad opera di uno studioso chiamato Baron Tagirin. Nome palesemente francese. Baron Tagirin. Dio Cristo, c'è... Cioè... Al di là di cazzatine anagrafiche, quello che voglio sottolineare è che finalmente possiamo tracciare un punto su un quesito che ha attanagliato da sempre i fan Pokémon. I riferimenti al mondo reale presenti nel Pokédex di Pokémon Rosso e Verde non erano casuali, non erano un errore, non erano una dimenticanza, ma un elemento principale, fondante del world building di Pokémon. Il mondo dei Pokémon era in realtà il mondo degli umani, in una versione alternativa nella quale sulla Terra a un certo punto della storia si sono sviluppati questi esseri elementali, che sono stati studiati a fondo solamente in epoca moderna. Sempre durante il XVIII secolo, gli studi si spostano dalla Francia a tutto quanto il continente europeo, con ben 30 specie di Pokémon scoperte e centri di ricerca che si sviluppano anche in Germania, Inghilterra, Italia e Spagna. È curioso pensare che il nucleo iniziale degli studi dei mostriciattoli tascabili sia stato ubicato in Europa, sia perché probabilmente è una citazione all'Europa culla della cultura mondiale, sia soprattutto perché ci permette di reinterpretare alcune scelte future del franchise in un'ottica più poetica e romantica. Dopo il superamento del parallelismo tra mondo reale e mondo Pokémon, a Francia e Inghilterra sono state dedicate due regioni Pokémon, ovvero rispettivamente Kalos e Galar. A queste regioni sono state attribuite due delle più grandi scoperte scientifiche della storia Pokémon, ovvero le Mega Evoluzioni e le Dynamax. Nonostante abbiano abbandonato la coincidenza tra mondo e mondo Pokémon, i creatori devono essere rimasti affezionati all'idea di Europa come continente di grandi studi sui Pokémon, e negli anni a venire devono aver reso giustizia a questo filone narrativo ormai perduto. Sogniamo in grande: se Kalos e Galar fossero effettivamente parte di un progetto di ricostruzione dell'antico cuore geografico della scienza Pokémon, allora le probabilità di una regione Pokémon ambientata in Italia salirebbero vertiginosamente per il futuro. Che si traduce come: Masuda, te l'ho servita, fai una regione sull'Italia, fammi professore della tua regione e io ti potrò raccontare come un figo che tiene ai suoi primi passi del passato, che cita il se stesso del 96. So che non sarebbe così, ma ci ho pensato io.
Nel XIX secolo, poi, per via di una grande evoluzione dei trasporti, gli studi di Pokémon trovano una nuova casa in Giappone, più precisamente nella figura del luminare professor Nishinomori. Secondo il narratore, si può definire il padre degli studi moderni di Pokémon nel Sollevante, e qualcuno di voi avrà già compreso che il nome del professore è la fusione di Koji Nishino, game designer di Game Freak, e Ken Sugimori, il conosciutissimo disegnatore della serie. Prima di addentrarci negli studi di Nishinomori, voglio riportarvi una osservazione fatta da Dr. Lava. Come menzionato nel video di Did You Know Gaming, il professor Nishinomori V, o Westwood V nelle localizzazioni occidentali, è presente nell'episodio 66 della serie animata, dimostrazione che quella di Nishinomori è una famiglia, una dinastia di ricercatori che ancora oggi opera nello studio della biologia Pokémon. Mi permetto però di prendere questa osservazione e estrarla dalla lore Pokémon per utilizzarla come riflessione sul mondo vero. La presenza del professor Nishinomori nella serie animata, in assenza di un personaggio del genere nei giochi ufficiali, dimostra che Takeshi Shudo, padre della serie animata, stesse usando questo stesso libro come reference per creare la sua opera animata. I molti riferimenti al mondo reale presenti nel radiodramma di Mewtwo, la ricerca sui Pokémon che viene portata avanti da ben più di un solo protagonista, e tanti altri elementi che sottolineeremo all'interno di questo video, non sono dunque da intendere come opere di ingegno di Takeshi Shudo, come estremizzazioni di briciole trovate all'interno dei videogiochi, ma come naturale espansione di un mondo che l'autore aveva scoperto leggendo un libro ufficiale. Difficilmente egli poteva immaginare che questi estremi, mostrati con orgoglio nel 96 dai creatori di Pokémon, sarebbero poi stati distrutti per via di una riprogrammazione del franchise in chiave molto più family friendly. Che vita di merda quest'uomo, cioè è stato cazziato perché ha seguito troppo i canoni dell'opera. Il professor Nishinomori, ad ogni modo, ha scoperto qualcosa che noi oggi diamo tutti per scontato. Osservando a fondo un Pikachu e un Raichu, due specie sino ad allora percepite come somiglianti ma scollegate, egli afferma che in realtà i due sono entità molto vicine, unite da un legame evolutivo. La scoperta viene quindi inserita nella pubblicazione Un'osservazione sull'evoluzione di Pikachu. Cambia per sempre il modo di percepire i Pokémon e dà al professore riconoscimento globale. Obiettivamente devo ammettere di non essermi mai soffermato su questo aspetto della narrativa Pokémon, però tutto fila. In un mondo similreale, nel quale l'uomo a malapena conosce i Pokémon, ha senso pensare che non sia intuitivo collegare i Pokémon a questa capacità evolutiva. Evolvere dal punto di vista umano è un processo che richiede ingenti lassi di tempo nei quali avviene una selezione naturale o una deriva genetica. E non è certo qualcosa che può avvenire nelle parentesi della vita di un singolo essere vivente. Pikachu e Raichu devono essere stati percepiti come forse ramificazione di un genus comune, uniti dalla stessa correlazione che oggi metterebbe un ragdoll e un siberiano sullo stesso piano, ma non certo come stadi evolutivi correlati. Nishinomori però scopre che i Pokémon funzionano in maniera differente, che oltre un certo quantitativo di esperienza essi liberano una particolare energia e si evolvono istantaneamente. Il Pokémon crescendo non solo diviene adulto, ma a un certo punto della sua vita potrebbe evolvere e quindi acquisire una diversa fisionomia e potere. Il neonato crescendo diventa adulto, ma rimane Homo sapiens. Se l'umano fosse Pokémon, ad un certo punto della sua vita, oltre che invecchiare, potrebbe anche divenire Homo genius. E questo è un neologismo che mi sono appena inventato per definire l'evoluzione umana extra. Chiara suggerisce Homo plus plus, forse rende meglio. Insisto ancora un po' sulla questione, in quanto la biologia Pokémon sarà uno degli argomenti principali del video odierno, perché è l'artbook stesso a soffermarcisi in maniera sorprendentemente approfondita. Un Pikachu può nascere, arrivare a 70 anni d'età, diventare anziano, avere diritto ai pagamenti INPS, ma non essere evoluto. Un altro può nascere domani e a 24 ore d'età inciampare su una pietra tuono ed evolversi in Raichu. Quando si parla di evoluzione Pokémon, la crescita dal punto di vista meramente cronologico è irrilevante. Ecco perché la scoperta di Nishinomori è sensazionale e cambia per sempre il punto di vista degli umani sui Pokémon. Raichu non è né un Pikachu adulto né un Pikachu di un'altra razza, ma è l'evoluzione
di quella creatura. Perché questa è la peculiarità dei Pocket Monsters: evolvere in relativamente poco tempo. Grazie agli scritti di Nishinomori, il Giappone diviene ben presto leader dello studio sui Pokémon, e le specie di mostriciattoli tascabili scoperte allora ammontano più o meno a 80. Siamo arrivati all'ultimo punto dell'introduzione, che vorrei leggere insieme a voi. Oggi, nel 1996, grazie agli sforzi del ricercatore Professor Oak, siamo arrivati a 150 specie di Pokémon catalogate. Stiamo gradualmente acquisendo informazioni sui comportamenti, evoluzioni, cicli vitali e natura di queste creature. Questo libro esamina i Pokémon scoperti fino ad ora e ritrovati in habitat come praterie, montagne e coste marittime. Le descrizioni inserite in questo testo includono solo i fatti noti attualmente. Quest'ultimo passaggio contiene due informazioni cruciali per l'analisi della lore Pokémon. In parte testimonianze di storie cancellate e in parte addirittura guide per l'interpretazione della storia attuale del franchise. Il fatto che si parli di 1996 come tempo odierno conferma che il mondo dei Pokémon non era stato progettato come futuro apocalittico comunque lontano dell'umanità, ma quanto piuttosto come un presente alternativo. I giochi avrebbero dovuto avere lo stesso calendario del mondo reale, il che peraltro è coerente con le informazioni sull'allunaggio presenti nel museo di Plumbeopoli o la guerra che menziona L.T. Surge ad Aranciopoli, che probabilmente è la seconda guerra mondiale. Parallelismi ovviamente cancellati nei titoli successivi della serie, con estremi temporali di un mondo di fantasia che si sono fatti sempre più rari e fumosi. Però mi danno lavoro, quindi poggers. La seconda informazione, però, è di gran lunga più importante e richiede un piccolo sforzo speculativo per essere estrapolata. Le descrizioni presenti all'interno di questo artbook, come detto al principio del video, non sono presenti in Pokémon Rosso e Verde. Sono per lo più inedite, verranno poi riprese in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, ma la cosa è irrilevante perché in quel momento questo artbook sarà già divenuto retconnato. Se le descrizioni del Pokédex di Rosso e Verde sono diverse da quelle di Pokédex e le descrizioni contenute in questo libro sono tutto ciò che l'umanità conosce su quelle specie di Pokémon, questo significa che le descrizioni inedite ottenute nei videogiochi, dopo la cattura dei singoli Pokémon, sono il risultato di ricerche rese possibili proprio dal nostro operato di cattura. E non sono da intendere come mere ricompense di gameplay. Il Pokédex di Rosso e Verde non è nient'altro che l'enciclopedia digitale del professor Oak incentrata su specie di Pokémon già conosciute dal mondo, alla quale vengono però aggiunte nuove informazioni a mano che il giocatore continua a collezionare creature. Ovviamente per esigenze di gameplay, una volta compiuta una cattura, le informazioni appaiono istantaneamente sul Pokédex. Ma è plausibile che nella realtà dei fatti il giocatore porti il Pokémon di turno ogni volta nel laboratorio del professore, o magari glielo invii attraverso il sistema di deposito del PC coniato da Bill. Coerentemente con quanto detto, ogni Pokédex di una nuova generazione è in grado da subito di identificare il nome del Pokémon, di riprodurre il suo verso, persino di segnalare il suo habitat naturale, perché quelle sono le informazioni che la scienza detiene su quelle specie di Pokémon prima ancora dell'avvio di un nuovo gioco. Le descrizioni in sé, però, sono disponibili solamente dopo la cattura. Esse sono ottenute mediante lo studio degli esemplari che noi stessi forniamo ai ricercatori e quindi testimoniano il progresso della scienza nel mondo Pokémon. Una prova inconfutabile di quanto sto dicendo è presente nel libro di Creatures Inc. e la troviamo nelle descrizioni di Golem e Machamp. Entrambi i Pokémon vengono raccontati come plausibili evoluzioni di Graveler e Machoke, benché in realtà nessuno li abbia ancora visti trasformarsi in natura. La cosa è ovvia perché Graveler e Machoke si evolvono tramite scambio e quindi i ricercatori non potrebbero mai vederli trasformarsi autonomamente in natura. Gli scienziati di Pokédex sono quindi incerti sulla correlazione tra Machamp e Machoke e Golem e Graveler, ma Oak non lo è assolutamente certo di questa linea evolutiva e infatti si sofferma su tutt'altri dettagli come descrivere la possibilità di Machamp di lanciare un nemico all'orizzonte con un singolo pugno. Avrete capito dove voglio andare a parare. È il giocatore a confermare al professor Oak che Machamp e Golem si ottengono tramite scambio, trasformando le ipotesi viste nell'artbook in solide realtà e contribuendo al progresso scientifico mondiale. Ragazzi, fare teoria confermata è la primissima lore fondante dei titoli Pokémon.
L'analisi della prefazione del libro è ora completa ed è arrivato il momento di addentrarci nelle descrizioni contenute in Pokédex. Come ricordano i ragazzi di Did You Know Gaming, le descrizioni dei Pokémon in questo libro sono divise per habitat naturale e non per numero di Pokédex nazionale, il che peraltro ci suggerisce che quello sia un elenco arbitrariamente ordinato dal professor Oak. Gli habitat in questione sono in parte ravvisabili nelle schede del Pokédex di Rosso Fuoco e Verde Foglia, a riprova di quanto i remake abbiano una forte componente citazionista a questo manuale sconosciuto per l'Occidente. A differenza dei titoli per Game Boy Advance, però, gli habitat hanno una lunga descrizione ad essi dedicata, e che è presente all'inizio di ogni macro capitolo del manuale. Gli habitat menzionati sono 9, e sono prateria, montagna, costa, foresta, mare, enigmatico, urbano, estinto e leggendario. I primi 3 habitat sono stati effettivamente menzionati all'interno del video di Did You Know Gaming e condivido quindi con voi la loro descrizione integrale tradotta in italiano. Prateria. La nostra regione ospita molte specie di Pokémon. Ad oggi ben 150 esemplari sono stati scoperti e la maggior parte di loro vive nell'erba alta. Ricca di viveri, la prateria rappresenta un habitat nel quale i Pokémon possono proliferare. Molte delle creature della prateria sono amichevoli con l'uomo e mansuete. Montagna. Habitat di coloro che vivono a più di 1000 metri dal livello del mare. Molti Pokémon di montagna mostrano adattamenti evolutivi che concernono la loro fisionomia in maniera parziale o integrale, come probabile risposta agli ambienti ostili nei quali devono vivere. Occasionalmente tali Pokémon possono visitare praterie e città. Infine, costa. Habitat di coloro che vivono vicino ai corsi d'acqua, che possono essere divisi in 2 insiemi. Pokémon vegetali, che sono vulnerabili agli attacchi di tipo fuoco, e Pokémon che vivono in acque poco profonde, super efficaci sul tipo fuoco. Il video originale di Did You Know Gaming prosegue quindi dando una lista di queste descrizioni ordinate per habitat naturale, ma noi procederemo diversamente. Come detto prima, non tutte le descrizioni inserite in questo manuale sono utili dal mio punto di vista, e ci limiteremo a leggere quindi solo quelle davvero inedite. La mia divisione sarà strutturata per macro argomenti che le descrizioni ci permetteranno di affrontare, e il loro habitat sarà segnalato semplicemente graficamente accanto agli artwork dei singoli Pokémon. A tal proposito, vi segnalo l'habitat di Machamp e Golem, le cui descrizioni sono state già trattate in introduzione del video. Mettetevi comodi e partiamo con il primo argomento, la biologia Pokémon. Mi fa ridere che Did You Know Gaming abbia trattato in 4 minuti ciò che noi probabilmente abbiamo discusso in 20, ma so che ci volete bene anche per questo. La descrizione di Growlithe, che ironicamente è anche la prima fornita in ordine di habitat, è di fondamentale importanza per espandere il discorso del professor Nishinomori sul concetto di evoluzione Pokémon. L'isola Cannella ospita molti Pokémon fuoco e Growlithe non fa certo eccezione. L'isola aveva un vulcano attivo, che ora è divenuto dormiente. Il suo ecosistema particolare pare aver influenzato tutti i Pokémon nativi di questo luogo. Growlithe, in Pokémon Rosso e Verde, si trova effettivamente nella Villa Pokémon, oltre che nei percorsi 7 e 8. E quindi la descrizione ci illumina innanzitutto sulla migrazione della specie. Growlithe nasce nell'isola Cannella e poi si sposta nei percorsi più a nord. Ciò che mi incuriosisce però è il termine adattato. Growlithe, come altri Pokémon nativi del luogo, si sarebbe adattato alle condizioni atmosferiche circostanti, che in questo caso sono di particolare calore per la prossimità a un vulcano. La cosa non può che suggerirmi un'idea che immagino sia venuta in mente anche a voi. Adattarsi significa acquisire il tipo fuoco. Secondo lo staff di Did You Know Gaming, un certo diario di Oak presente all'interno del libro renderebbe esplicito questo passaggio, rimarcando come i Pokémon abbiano raggiunto la loro forma fisica attuale mediante un processo simile alla selezione naturale. La cosa rende ancora più interessante scavare a fondo sul tema, introducendo però per forza di cose un distinguo, perché altrimenti cominciamo a fare confusione. Il libro Pokédex, almeno nel modo in cui è stato tradotto da Did You Know Gaming, menziona più volte il termine evoluzione. Ma è chiaro che questo venga scientificamente applicato a 2 processi che in vero sono molto diversi fra loro e che non devono quindi essere accostati pena la nostra confusione più assoluta. L'evoluzione, per storicità, la voglio attribuire a quel processo nel quale il Pokémon, per esperienza acquisita o altri fattori, cambia di punto in bianco in una sua forma fisica più grande e prestante. Mentre l'altro, quello di modifica fisionomica dovuta all'adattamento all'ecosistema circostante,
Dante deve per forza di cose prendere un altro nome. Lo chiamerei cambio di forma, in quanto il processo di Growlithe non è nient'altro che quello che affronta il Sunslash di Kanto dopo che, vivendo tanti secoli nelle montagne di Alola, diviene il Sunslash di Alola, e quindi una creatura piena di stalattiti e metallo. Un Sunslash di Kanto non può evolversi in un Sunslash di Alola, ma può andare incontro ad un lento cambio di forma, che mima ciò che invece noi riteniamo essere l'evoluzione per tutti quanti gli esseri non Pokémon, inclusi gli animali. Sidonia, sì, va bene, però, ma non fare confusione, non ci mettere gli animali in mezzo al mondo Pokémon, ok? Un esempio del mondo vero, ma mica ci stanno gli animali nel mondo Pokémon. Mica ci stanno gli animali nel mondo Pokémon. Quando ho letto per la prima volta questa descrizione di Growlithe, ho pensato che quindi in antichità ci potesse essere un Growlithe di un altro tipo, magari di tipo normale, poi adattatosi nel Growlithe di tipo fuoco, che sarebbe Growlithe forma Kanto. Ma nel 1996 probabilmente l'idea di Game Freak era tutt'altra. E per capirla dobbiamo leggere a fondo un'altra descrizione presente in questo libro, quella di Vulpix, che condivide lo stesso habitat naturale con Growlithe, ovvero si trova nell'isola Cannella. Ha sei bellissime code che continuano ad aumentare alla crescita della creatura. Si pensa sia imparentato con le volpi. Imparentato con le volpi. Un Pokémon che è nato e cresciuto nell'isola Cannella, dove le creature si sono adattate all'ecosistema caldo circostante. Il collegamento logico, ragazzi, è solo uno, ed è una delle più grandi bombe di lore che siano state mai discusse su questo canale. Almeno in origine, i Pokémon erano stati ideati come mutazioni degli animali realmente esistenti. Il processo di cambio di forma non avveniva da Pokémon A a Pokémon B, ma da animale a nuovo essere chiamato Pokémon. E dunque il divenire mostriciattolo tascabile era di per sé un'evoluzione intesa in senso scientifico e tradizionale. Le volpi e i cani dell'isola Cannella, per sopravvivere al caldo torrido, si sono adattate e hanno compiuto un cambio di forma in Pokémon di tipo fuoco. Il che significa, in altre parole, che Vulpix e Growlithe sono la forma Kanto di una volpe e un cane. In senso più ampio, se fossi un allievo del professor Nishinomori, teorizzerei che nel mondo Pokémon esista una sorta di energia elementale che, assorbita dagli animali comuni, causa il cambio di forma in Pokémon, ovvero un'entità che è capace di un certo controllo su questo elemento. Probabilmente potremmo ipotizzare che se l'animale assorbe abbastanza energia elementale da divenire Pokémon, ma non a sufficienza da manifestare un controllo specifico di uno dei singoli elementi, beh, allora quel Pokémon diviene di tipo normale. Ciò che è incredibile è che questo processo non solo è legato alla fauna, ma anche alla flora. Persino le piante possono diventare Pokémon, e questo non lo dico io, lo dice questo cazzo di libro ufficiale. Descrizione di Oddish, Pokémon costiero. Conosciuto anche come Wakimanda. Essendo delle piante, è difficile capire perché possano camminare. È stato recentemente compreso, grazie a uno studio, che lo hanno fatto per la sopravvivenza della specie. Rilasciano polline nell'ambiente durante il tragitto. Ciò che viene menzionato in questo passaggio è a dir poco assurdo e va ben oltre la sorpresa di Oddish che si riproduce spargendo polline anziché deponendo uova come accadrà in Oro e Argento. Secondo gli studiosi, è strano che una pianta possa camminare. Se ci si riferisse semplicemente al fatto che i Pokémon erba non dovrebbero poter camminare, beh, sarebbe un'osservazione del cazzo, perché tutti i Pokémon d'erba possono camminare. Voglio dire, Tangela ha le scarpe. Si parla quindi di una pianta in senso stretto del termine che ha cominciato a camminare, come se un vegetale, di punto in bianco, fosse divenuto Pokémon per sopravvivere. Sia questa descrizione del Pokédex poi che quella presente in rosso fuoco e verde foglia fanno riferimento a un nome scientifico per Oddish. Wakimanda, ovvero contrazione di Warukinmanda, sono un uomo che cammina, e Oddium Viandantis nella versione occidentale dei remake. La cosa mi è sempre sembrata strana perché i Pokémon non hanno nomi scientifici, ma ora credo di aver capito. Proprio come i cani e le volpi dell'isola Cannella sono diventati Pokémon di fuoco per sopravvivere, così ha fatto lo stesso la Oddium Viandantis, la pianta che per riprodursi ha messo le gambe ed è divenuta Pokémon. Ragionamenti del genere non sono mai stati più esplicitati, ma strascichi di quest'idea sono comunque ravvisabili anche nei lavori Pokémon futuri, come Vanillite, che nasce dalle stalattiti che vengono bagnate dalla luce del sole. Si tratta però di descrizioni molto più poetiche,
e molto meno scientifiche. Grazie a questo libro, direi che possiamo dirlo con certezza. L'idea originale di Pokémon nella mente di Satoshi Tajiri era quella di presentare esseri mutati dagli animali o dalle piante, che per un motivo o per un altro avevano assorbito dell'energia elementale che li ha cambiati per sempre. I Pokémon però sarebbero coesistiti con gli animali e le piante, non li avrebbero sostituiti. Un'idea che infatti anche Takeshi Shudo aveva proposto nella serie animata, e ora ne comprendo la provenienza. Anche Game Freak un tempo è stata Takeshi Shudo. Il grande successo dell'opera però deve aver richiesto una rapida e efficace semplificazione del suo world building per rendere il prodotto molto più fruibile per tutte le fasce d'età, compresi i bambini. In alternativa si sono rotti il cazzo di fare world building, ma oggi vogliamo bene a Game Freak perché oggi ci ha mostrato delle belle idee. Nonostante la correlazione tra animali, piante, Pokémon e cambi di forma sia piuttosto fondata, non ci è dato sapere se questo cambio di forma sia possibile anche per come lo intendiamo oggi, ovvero da Pokémon a Pokémon. È sicuramente possibile adesso con le forme regionali, ma non so se fosse già stato ideato nel 96. È in questa zona grigia che si colloca la descrizione di Lickitung, apparentemente coerente con entrambe le ricostruzioni. Quando caccia o attacca, può ritrarre la sua lingua come se fosse un braccio. Un grande appetito e un'attitudine pigra potrebbe aver generato l'evoluzione di questo Pokémon. Come menzionato prima, il termine evoluzione viene usato un po' a sproposito, o è comunque fuorviante. Lickitung non ha una pre-evoluzione, quindi il processo di trasformazione da questo proto-Lickitung a Lickitung non dovrebbe essere definito tale, ma appunto cambio di forma. Questo processo però potrebbe essere sia avvenuto su una forma antica di Lickitung già definibile come Pokémon, e quindi con il possesso di energia elementale bla bla bla, sia su un formichiere barra camaleonte particolarmente pigro e sovrappeso. In mancanza di ulteriori informazioni dobbiamo mettere questo discorso in pausa. Magari riusciremo a completarlo nelle future pubblicazioni di Didino Gaming. La descrizione di Bulbasaur invece ci permetterà di fare congetture ancora più estese e di fare anche una somma di quanto abbiamo appreso fino ad adesso. I ricercatori hanno discusso per 6 anni sul fatto che questo Pokémon debba essere classificato come animale o come pianta. La disputa rimane ancora irrisolta. Implicitamente da questa descrizione possiamo desumere che sì, i Pokémon sono trasformazioni di animali e piante, ma vengono comunque percepiti come appartenenti ai due grandi insiemi naturali. Bellsprout e Cactus sono entrambe delle piante, mentre Vulpix e un cane sono entrambi animali. Ciononostante, per Pokémon come Bulbasaur la classificazione è ambigua. È un animale, perché assomiglia a un rospo, ma ha anche un bulbo sulla schiena, che è chiaramente una componente vegetale. Dirimere il dubbio con solo questa descrizione è obiettivamente impossibile, propenderei per la soluzione animale semplicemente perché credo che i suoi organi vitali siano principalmente nella struttura animale. Ma quella vegetale, beh, contiene un segreto, e per scoprirlo dobbiamo andarci a leggere la descrizione di Exeggut di questo libro, che ci permetterà di risolvere il dilemma. Vi fa male la testa, lo so, perché a questo punto è giusto chiedersi ma che cazzo c'entra Exeggut. Brilli e sciolti, ragazzi. Masuda era andato all'Izakaya la sera prima e ha scritto sto libro, ragazzi, ha scritto delle robe assurde. Anche se assomigliano a uova, studi recenti li hanno identificati come semi di pianta. Fin qui nulla di nuovo, ma guardate come prosegue. Alcuni ricercatori ritengono che possano essere i semi della pianta che cresce su Bulbasaur, ma questa teoria deve essere ancora confermata. Abbiamo due opzioni per interpretare questa frase. La prima è ritenere che tale teoria sia errata, perché nel gioco non se ne parlerà più. Catturando Exeggut, Oak non menziona mai una correlazione tra queste due specie, e quindi magari questo è uno dei miti che il giocatore aiuta a confutare mediante la sua opera di cattura. L'altra strada però è ritenere che questa teoria sia corretta, benché ancora non dimostrata. Uno di quei casi, insomma, in cui la narrazione racconta come ipotetico un fatto in realtà certo, aprendo le porte a tutto ciò che ne consegue. Se gli Exeggut fossero dei comuni semi della pianta di Bulbasaur, questo significherebbe che indirettamente Bulbasaur è in grado di partorire altri Pokémon. La pianta, fusasi con il corpo della creatura animale, sarebbe in grado di espellere semi nei quali il cambio di forma avviene in maniera naturale, perché nel patrimonio genetico di questi semi c'è già l'energia che rende Pokémon.
in un certo senso, quindi potremmo dire che Bulbasaur è l'unione di una creatura animale con una pianta parassita che si riproduce autonomamente e a sua insaputa. E la cosa mi ha acceso una lampadina devastante. Nei primissimi sprite di Ivysaur e Venusaur, poi corretti nelle localizzazioni occidentali, la fisionomia dei Pokémon è molto diversa rispetto a quella che conosciamo oggi. La pianta sulla schiena dei due Pokémon cresce in maniera molto più violenta e schiaccia i corpi delle due creature verso il basso, che si mostrano con un'espressione piuttosto sofferente. La cosa è ancora più evidente nello sprite beta di Ivysaur, non sopravvissuto ai lavori di sviluppo. Lì il Pokémon non solo non è in posizione eretta, ma è anche deforme e avvizzito, come se la pianta dietro la schiena gli stesse succhiando tutta la linfa vitale. Probabilmente questa idea è stata scartata nel corso dello sviluppo dei giochi di prima generazione, ma ormai ne sono piuttosto convinto. La pianta sulla schiena di Bulbasaur sarebbe dovuta essere una nociva pianta parassita, alla pari del fungo che cresce su Parasect. La pianta avrebbe potuto poi in autonomia spargere i suoi semi, che noi conosciamo come Execute. A riprova di ciò, e la cosa mi ha abbastanza distrutto il cervello quando sono andato a provarla sulle varie wiki, in prima generazione solamente due Pokémon imparano parassi seme per livello, ovvero la mossa con la quale si mettono dei semi parassiti sui Pokémon avversari. Bulbasaur e Execute. Questa correlazione ovviamente ci pone davanti a un problema irrisolvibile. Viene prima il Bulbasaur o l'Execute? Mi spiego meglio. Se è plausibile che gli animali comuni divengano Pokémon attraverso un cambio di forma per sopravvivere, nel caso di Bulbasaur il cambio di forma può essere avvenuto in due modi uguali e contrari. L'ipotesi numero uno è che Bulbasaur in origine fosse un rospo non Pokémon che è stato attaccato da una pianta parassita, altrettanto non Pokémon. Per sopravvivere e sopportare il drenaggio della pianta, il rospo sarebbe divenuto più potente, trasformando il binomio in Pokémon Bulbasaur. L'acquisizione di controllo elementale da parte del Pokémon avrebbe comunque permesso alla pianta di sopravvivere e riprodursi autonomamente e di spargere i suoi semi. Se anche la pianta è un pezzo di Pokémon, lo sono altrettanto i suoi semi, che per questo motivo si sarebbero da subito rivelati degli Execute. Execute dunque sarebbe stato creato proprio dall'unione di queste entità e non sarebbe esistito precedentemente. La soluzione inversa sarebbe invece proprio quella di considerare Execute il Pokémon originario. Dei semi di pianta parassita per infettare più ospiti possibili al pari del polline di Oddish divengono Pokémon e acquisiscono capacità semovente. In questa forma contagiano dei rospi non Pokémon che divengono Bulbasaur e riproducendosi essi faranno ereditare anche ai figli l'infezione sulla schiena. Non possiamo risolvere questo cul-de-sac, quindi mi limito a completare il quesito posto dagli scienziati in Pokédex. Bulbasaur è un Pokémon sia animale che vegetale, perché la creatura è simbiotica e composta da due metà che si differenziano entrambe dalle loro controparti comunemente animali e vegetali. Io ho bisogno che questo libro arrivi di fretta a casa mia, perché non sopravviverò molto senza. Abbiamo quasi concluso la parentesi biologica e voglio affrontare con voi un ultimo argomento, la riproduzione dei Pokémon. Come ben saprete, i Pokémon oggi si dividono in due insiemi, quelli che si riproducono e sono tutti quanti ovipari e quelli che non lo fanno. Originariamente però la cosa era stata immaginata in maniera differente, forse per l'assenza di una meccanica di gameplay che in qualche modo ha recintato la libertà narrativa. Nel 96 ogni specie di Pokémon si sarebbe riprodotta in maniera differente. Oddish si riproduce sicuramente con il polline, Execute forse il seme della pianta di Bulbasaur, e questi sono solo due esempi appena incontrati. A questi aggiungo Staryu, che ha una descrizione molto interessante in Pokédex. Gli Staryu sono ermafroditi e dunque presentano organi genitali sia maschili che femminili. Posseggono capacità rigenerative e la loro evoluzione è legata a una pietra speciale. Al di là della menzione esplicita dei genitali, che oggi sarebbe una vera e propria utopia in un gioco Pokémon, è curioso pensare che Staryu abbia potenzialmente la capacità di riprodursi da solo. Si tratta della probabile estensione della lore di Staryu e Starmie come alieni che vengono dal cielo, inserita sia in tantissimi Pokédex di giochi Pokémon ufficiali,
ufficiali, sia appunto anche nel libro in questione, nella descrizione di Starmie. Forse parte di quest'idea è sopravvissuta nell'assegnazione a Staryu e Starmie del genere sconosciuto, rendendolo così ancora oggi accoppiabile solamente con Ditto, cioè con una copia di se stesso. Onde evitare la possibilità del giocatore di depositare un solo Pokémon in pensione per ottenerne un altro, credo si sia inserito Ditto come esigenza di gameplay. Ci tengo a precisare che se in natura gli animali ermafroditi possono effettivamente accoppiarsi ed è preferito all'autoriproduzione in quanto lì non c'è reale scambio di informazioni genetiche, gli Staryu non possono fare altrettanto. Staryu può solo figliare con Ditto, cioè con un'esatta copia del proprio patrimonio genetico, mentre non può accoppiarsi con un altro Staryu o Starmie. Il che mi fa troppo ridere perché mi immagino questo Ditto in pensione che si trasforma in Staryu e poi fa: vai, vai, dai, mo ti guardo, dai, fai. Bra, bra, bell'uovo. Le storie di Staryu, Oddish e forse Exeggute non devono però trarci in inganno. I Pokémon sin dall'inizio sono comunque stati immaginati come generalmente ovipari, se è vero come è vero che già nei bozzetti di Capsule Monsters vediamo piccole creature schiudersi dalle uova. Questo è sicuramente il caso della famiglia dei Nidoran, che ha grandi descrizioni dedicate nell'artbook. Partiamo con quella di Nidoran femmina. Il loro periodo d'accoppiamento avviene ogni anno, in primavera. Alla fine dell'estate depongono due uova, che si schiudono in 2 settimane, sempre in un maschio e una femmina. I cuccioli misurano appena 10 cm. La descrizione è innanzitutto utile per dirimere un errore molto comune nel mondo Pokémon che anche io ogni tanto compio. Come detto nell'introduzione, Raichu non è un Pikachu adulto, ma un Pokémon evoluto. Allo stesso modo, Nidoran femmina non è una cucciola della famiglia dei Nidoran, ma un Pokémon di livello basso che però potrebbe tranquillamente crescere, divenire adulto, invecchiare e poi avere dei figli. Voglio dire, nella descrizione si parla di cuccioli che sono grandi appena 10 cm, ma Nidoran femmina è grande 40 cm, Nidoran maschio 50. Dato che oggi un Nidoran maschio o femmina nasce esattamente come lo vediamo nel Pokédex a livello 1, dobbiamo presupporre che per esigenze di gameplay i giochi non ci mostrino mai i veri cuccioli della specie e li facciano nascere a livello 1 come esperienza in battaglia, ma in un'età anagrafica piuttosto avanzata e già pronta per il combattimento. Proseguendo su questo filone, quindi, potremo finalmente risolvere il dilemma di Kangaskhan che attanaglia i nostri cervelli da 25 anni, cioè sto Pokémon che nasce con il bambino già in grembo. La cosa è da leggere come una semplificazione di gameplay, che con un time skip ci fa vedere in un secondo il Pokémon nascere, crescere, divenire adulto, accoppiarsi, fare un figlio e portarlo in grembo. Il fatto che il Pokémon sia a livello 1 non deve trarci in inganno, come detto più volte, quello è solo il livello di esperienza del Pokémon che attiene alla sua eventuale evoluzione e al processo di apprendimento delle mosse, non la sua età o anzianità. Ci siamo, problema ventennale risolto. Video della vita. Bonifico pure, per favore. Come notato dallo staff di Diduno Gaming, un artwork dei piccoli di Nidoran è effettivamente esistito e si trova in un numero di CoroCoro del 97. Si tratta di un'illustrazione non ufficiale di Junichi Nihei, con la quale si stavano promuovendo i Battle Pencil, cioè lapis sui quali trovavamo scritte delle mosse dei Pokémon. Minchia, se le erano inventate tutte per vendere la roba in quegli anni, i lapis con su scritto lancia fiamme, la gente li comprava. Oddio, le matite le vendono ancora adesso al Pokémon Center, quindi evidentemente la gente le compra. E la gente le compra. In questo caso, più che mostrarci una visione effettiva dei cuccioli di Nidoran da parte di Game Freak, la cosa corrobora una tesi che abbiamo già inserito in questo video. In Giappone il libro Pokédex era molto diffuso e usato come canone non solo da Takeshi Shudo, ma anche da altri autori che hanno lavorato a pubblicazioni collaterali. Ora, molti di noi negli anni si sono sempre chiesti perché Nidoran femmina potesse accoppiarsi, ma Nidorina e Nidoqueen no. In questo libro troviamo la risposta a questo dilemma. Nidoran maschio, Nidorino e Nidoking possono accoppiarsi sempre, mentre Nidorina e Nidoqueen nelle descrizioni ufficiali di questo artbook perdono esplicitamente la loro fertilità.
Credo che quindi Game Freak abbia immaginato Nidorina e Nidoqueen come delle guerriere, delle cacciatrici della famiglia dei Nidoran, che avrebbero passato il resto della loro vita a combattere e a mantenere magari sicuri i nidi e che quindi non si sarebbero potute occupare di crescere i pargoli. Ciò che è curioso è che nel tempo questa informazione non è mai stata più inserita nei giochi ufficiali e anzi in alcune descrizioni del Pokédex si parla di Nidorina che bada i bambini, che non può fare. In ogni caso ce l'abbiamo fatta, capitolo sulla biologia Pokémon completo, almeno per il video odierno. Passiamo dunque al secondo argomento, non troppo corposo ma comunque importante. Pokémon e società. Nei giochi Pokémon moderni, con il passare degli anni, la narrativa dei mostriciattoli tascabili si è addolcita sempre di più. La società mostrata nei vari titoli Pokémon ufficiali, con le dovute eccezioni, è una sorta di caricatura iperpacifica della Terra, nella quale il 99.9% della popolazione mondiale è buono e vive con i Pokémon in armonia. Sogna di divenire campione della Lega o procede a svolgere il suo lavoro autonomo subordinato per tutta la durata della sua esistenza. Se in Pokémon un personaggio è un minimo più profondo, o magari controverso, o è un protagonista, o è un pazzo sgravato assassino che dobbiamo fermare. Originariamente però le cose non stavano così. Il mondo Pokémon era una riproposizione in chiave alternativa della Terra, e quindi erano al suo interno presenti delle sfumature di vita vera oggi completamente assenti. In questo video, però, tre rare descrizioni mantengono viva quest'idea della coincidenza tra mondo Pokémon e mondo reale, e ci mostrano finestre di una vita Pokémon un po' meno fiabesca. Nelle regioni Pokémon odierne non esistono vizi, nessuno beve, nessuno fuma, nessuno si droga, e dalle generazioni più recenti nessuno gioca d'azzardo. Come detto prima, se si fa qualcosa di sbagliato o comunque controverso, probabilmente si è degli antagonisti che verranno anche particolarmente caricaturati. In principio però, il mondo Pokémon avrebbe serenamente previsto la presenza di fumatori. A confermarcelo è la bizzarra descrizione di Charmander. Fin dalla nascita una fiamma si accende all'estremità della loro coda. Non possono sopravvivere se tale fiamma si spegne. Spesso i fumatori li utilizzano al posto degli accendini. Scusa, hai da accendere? Lungi da me voler utilizzare Charmander come accendino perché ormai ho smesso di fumare da un anno, ma questa descrizione mi ha fatto venire un po' il magone. Ho pensato che non mi dispiacerebbe vedere un mondo Pokémon un po' più vero, un po' più reale, un po' più pieno delle cose che caratterizzano la vita di tutti i giorni. Un fumatore che si accende una sigaretta con il suo Pokémon fuoco, un tizio che per dimenticare si fa aprire quattro peroni tutte insieme da Machamp e se le fa versare in gola, Franco che utilizza Ditto per apparire più bello su Tinder e fare il catfish. Immaginare un mondo vero con tutte le sue sfumature del caso ma in chiave Pokémon rende il racconto più bello e stimolante. Di fatto è quello che è successo quando The Pokémon Company ha affidato a Warner Bros. Detective Pikachu. Ci hanno mostrato un mondo Pokémon molto vero nel quale esistono i Fight Club con i Charizard dentro, nei quali i Loudred fungono da subwoofer. Nella prima visione di Pokémon questa sarebbe probabilmente dovuta essere la normalità e non una finestra rara presente in un'opera parallela e collaterale. Con i Pokémon si poteva fare tutto, persino accendersi una sigaretta, e tramite i Pokémon era possibile compiere azioni anche piuttosto sbagliate, come per esempio tirarsi fortissimo i Geodude in faccia. No, non è una battuta, è un'altra descrizione di questo libro. Nella descrizione di Pokémon Rosso Fuoco viene detto che in passato i Geodude venivano usati come palle di neve. I titoli appunto però parlano di questa azione al passato, sottintendendo che sia una stronzata che non viene più fatta. Prima gli uomini scemi e primitivi si tiravano i Geodude in faccia, ma oggi non si fa. In Pokédex invece è tutto al tempo presente. Possono essere trovati durante le escursioni montane. Visto che sono tondi e facili da prendere, le persone se li tirano con continuamente addosso nelle rinomate lotte Geodude. Capito, a Kalos si fanno i nobili, lotte aeree. Invece accanto sono dei selvaggi e si sfidano sulle montagne prendendosi a pacche con Pokémon di oggi. Scherzi a parte, l'evoluzione di questa descrizione ci fa capire quanto si sia addolcito il mondo dei Pokémon negli anni. Tirarsi addosso i Pokémon è un'azione sbagliatissima e quindi può essere solamente radicata in un passato stupido e superato. In passato però era solo un'usanza contemporanea. I Pokémon non sono solo amici, compagni di vita e di lotta, ma anche strumenti che possono egoisticamente essere utilizzati per azioni futili. Una cosa molto poco politically correct, ma anche molto realistica, perché se nel mondo vero esistessero i Pokémon, queste robe succederebbero.
L'immaginario del 1996 coincideva così tanto con la Terra da permettere ai creatori di fare critiche sociali attraverso le descrizioni dei Pokémon. E questo è il caso di Slowpoke. Benché siano abbastanza svegli da pescare con la loro coda, non mostrano altri comportamenti che segnalino una spiccata intelligenza della specie. Cacciano di frequente prede in mare e altrettanto frequentemente divengono essi stessi prede di altre specie. Se alcune persone divengono felicemente rilassate quando incontrano uno Slowpoke, altre si irritano. Probabilmente coloro che si tranquillizzano vivono di norma vite piuttosto frenetiche. Se non conoscete la società giapponese sarà difficile comprendere questo passaggio, ma per coloro che hanno passato un po' di tempo nel sollevante e magari ci hanno proprio vissuto assorbendo i ritmi lavorativi di questa nazione, beh, capiranno molto bene il significato di questa descrizione. La giornata tipo di un lavoratore giapponese è a dir poco frenetica. Si dorme poco, ci si sveglia, si dormicchia in metropolitana cercando di recuperare il sonno della notte precedente, si lavora e si mangia di fretta qualcosina nella piccola finestra di pausa pranzo. Pensate che la giornata lavorativa giapponese è così veloce che molti ristoranti, al di fuori di quelli turistici e quelli di lusso, sono ragionati come veri e propri pit stop per i lavoratori, nei quali questi salari possono entrare, ordinare da una macchina automatizzata il proprio pasto, mangiarlo in silenzio e levarsi dal cazzo. A Tokyo un po' tutto il settore della ristorazione è inteso come fast food, in senso proprio di tempistiche di consumazione del pasto. Una volta finita la giornata lavorativa, te ne torni in metropolitana, ridormicchi un pochino, vai a casa, saluti i tuoi parenti, te ne vai a dormire, rinse and repeat. Il sabato poi con i coglioni pieni ti sbronzi e se non ti vuoi sbronzare ti sbronzi lo stesso, perché il capo ha deciso che si deve fare e tu non puoi dirgli di no. Slowpoke è l'opposto del giapponese medio. Slowpoke è scemo, è lento nell'apprendimento e se ne fotte di esserlo. Non ha né orari né obblighi di sorta. Pesca come vuole e non ha paura di niente, neanche di farsi ammazzare, perché è talmente stupido che non comprende neanche il concetto di pericolo. Pensate che persino nella descrizione di Pokédex di Slowbro abbiamo un chiaro riferimento alla sua natura oziosa. Ci viene spiegato che Slowbro può effettivamente evolversi grazie al morso che Slowpoke riceve sulla coda da Shellder perché non ha voglia di togliersi il mollusco dalla coda. Cioè, Slowpoke viene morso e si evolve, ma obiettivamente se si togliesse il mollusco dalla coda tornerebbe Slowpoke, ma non lo fa perché non ci sbatti. Cioè, non chi se ne frega, ormai sei attaccato, me lo tengo, sono Slowbro, che devo fa? Pokémon mood di Chiara alla fine del mondo. Il Pokémon ha uno stile di vita ozioso invidiabile e questa invidia genuina e piuttosto affettuosa viene inserita all'interno della descrizione. Alcune persone quando vedono questo Pokémon si calmano perché sono le stesse che corrono avanti e indietro per tutto il giorno e in Slowpoke vedono l'incarnazione di quel piccolo momento di pace che vorrebbero potersi concedere. L'emblema del rilassamento, l'importanza di non sentirsi sempre con il fiato sul collo. Dal punto di vista opposto Game Freak punzecchia chi invece non comprenderebbe il valore del riposo. Se vedendo Slowpoke sei irritato, vuol dire che non fai niente dalla mattina alla sera. Vuol dire che non hai nulla da fare, che non hai quei ritmi forsennati. E non comprendi quindi il valore dell'ozio che quella creatura ostenta così beatamente. È un peccato che sfumature del genere siano andate via via esaurendosi. Se la prima generazione era tappezzata di critiche al mondo reale, basti pensare alle linee evolutive di Grimer e Koffing che parlavano di inquinamento, nel futuro del franchise le creature hanno cominciato a raccontare più storie totalmente di fantasia e meno metafore indirizzate alla vita di tutti i giorni. Ben inteso, rimangono perle rare come il Corsola di Galar che parla di riscaldamento globale, ma appunto, sono perle rare. Pokémon progressivamente è sempre divenuto più un esercizio creativo e sempre meno un veicolo per dei messaggi che colpissero dritti nella vita reale di tutti i giorni. Siamo arrivati all'ultima parentesi che chiuderà il video odierno. Concludiamo con un giro a 360 gradi. Finendo da dove abbiamo iniziato. Il libro illustrato dei Pocket Monsters è pieno zeppo di informazioni sulla scienza del mondo Pokémon, ovvero su tutto ciò che riguarda lo studio e la cultura sedimentati attorno a queste creature misteriose e fantastiche. Pokémon e scienza è un argomento quasi mai affrontato dalla serie principale, se non in fugaci descrizioni del Pokédex che rimangono un po' fino a se stesse. Questo, nel tempo, ha portato ad una miriade di quesiti primari e irrisolti. Cosa sono le Pokéball?
Perché i Pokémon possono essere digitalizzati nei computer? Come funziona la nomenclatura dei Pokémon? Come viene attribuita? Da chi? Alcune di queste domande oggi troveranno una risposta, benché si tratti di una risposta parziale perché è presente in un canone ormai dimenticato. E cominciamo proprio da una domanda che io mi sono sempre fatto. Come vengono decisi i nomi dei Pokémon? Chi decide che Pikachu si chiama Pikachu? È una trascrizione del suo verso? Sembra che i nomi siano effettivamente scelti dagli esseri umani, ma non sono trascrizioni dei loro versi, o non necessariamente. Anche perché dobbiamo tutti ricordarci che l'idea di un Pokémon che recita il proprio nome come verso è propria dell'anime, ma in realtà nel gioco nessun verso è la sillabazione del loro identificativo. I nomi sembrano essere decisi con tutt'altri procedimenti mentali, e abbiamo due esempi al nostro arco. Cubon e Snorlax. Partiamo con Cubon. Si dice che indossi lo scheletro della sua mamma morta. Pare che il suo nome gli sia stato attribuito dall'onomatopea del teschio che sbatacchia contro il cranio. Karakara, ovvero il nome giapponese di Cubon dunque, è il rumore del teschio che traballa perché è troppo più grande dell'effettiva testa del Pokémon. E in quanto si parla di un'ipotesi, sono abbastanza convinto che i nomi dei Pokémon non li scelga la comunità scientifica, ma anche e soprattutto il popolo che li codifica con il linguaggio comune. Come detto prima, i Pokémon sono una scoperta piuttosto recente, nel senso che i loro studi sono cominciati nel XVIII secolo. Ma questo non significa che gli uomini non siano entrati in contatto con queste creature secoli e secoli or sono. In migliaia di anni Cubon deve essere stato avvistato un bel po' di volte. E gli umani, almeno quelli giapponesi, devono aver identificato i Cubon come i Karakara, quelli che fanno quel rumore strano con il loro teschio. Si tratta di un processo estremamente realistico e che esiste tutt'oggi nel mondo reale. In molti paesi italiani il cetriolo di mare si chiama anche minchia di mare o stronzo di mare, per una evidente associazione di immagini. Ora è evidente, non so quanti di voi abbiano visto un pene in questo modo, se lo avete visto, boh, mi fido. Snorlax, come immaginerete, ha una storia molto simile. Il suo nome giapponese è Kabigon, e secondo il libro deriverebbe dalla sua capacità, espressa anche nei Pokédex moderni, di mangiare cibo ammuffito o avariato senza sentirsi male. Kabi, infatti, significa muffa, e Gon è una probabile distorsione di Iko, ovvero dormire. Muffa che riposa, ovvero la letterale descrizione del Pokédex, una pattumiera ambulante che dorme tutto il giorno. Come fatto notare dai ragazzi di Dino Gaming, poi, il nome è anche il nickname di Koji Nishino, al quale è ispirato il design del Pokémon in toto, ma la peculiarità del libro Pokédex è proprio questa: inserire curiosità che attengono al mondo reale ricontestualizzandole come ricerche dentro il mondo dei Pokémon. Un mischiare, insomma, le curiosità della vita vera con la lore dei Pokémon. L'artbook, infatti, contiene un sacco di elementi di gameplay che sono divinamente mascherati da ricerche scientifiche, proprio come nel caso di Monkey. Anche se sono tendenzialmente di buon umore, si possono arrabbiare alla prima provocazione. Secondo alcuni studiosi, ciò è dovuto alla loro mancanza di calcio. Il calcio, amici miei, è lo strumento con il quale in prima generazione è possibile accrescere la statistica speciale dei Pokémon, e Monkey ha una statistica speciale di appena 35 punti, cioè davvero misera. E la cosa evidenzia una scarsità di calcio dal punto di vista degli scienziati. Vedere il mondo di Pokémon descritto attraverso una serie di ricerche scientifiche è davvero divertente, e Pokédex ne propone a bizzeffe. Scienziati che hanno cercato di tagliare i rovi di Tangela per scoprire cosa ci fosse davvero dietro le liane. Rhydon, che viene descritto come Pokémon che diviene più intelligente e per questo comincia a superare la postura bipede. E le tante altre che abbiamo già menzionato nel corso di questa dettagliata analisi. Ma una ricerca, una singola ricerca, inserita nei già menzionati diari di Oak, ha distrutto totalmente il mio cervello e mi ha anche messo un po' a disagio. Eccoci al gran finale del video. Oggi vi spiegherò, in linea di massima, cosa sono le Pokéball. E non solo, capiremo anche con quale processo i Pokémon vengono immagazzinati al loro interno. Altro che ville a 5 stelle di cui ha parlato Masuda nelle interviste. L'originaria idea attorno alle Pokéball era molto più strana, deviata e in parte controversa. Secondo lo studioso rinomato di Kanto, il professor Nishinomori, durante la sua carriera, ha compiuto vari esperimenti sui Pokémon per comprenderne i limiti, i confini dei loro poteri. Una delle sue cavie, nell'anno 1925, era un Primeape. Il Pokémon, come la sua pre-evoluzione, aveva la tendenza ad arrabbiarsi e usava il potere adrenalinico generato per accrescere le proprie prestazioni fisiche. Lo scienziato quindi voleva tentare qualcosa di teoricamente impossibile: isolare
questa rabbia del Pokémon, estrarre l'energia rabbiosa per poterla osservare e comprendere meglio. O che è poco chiaro nel descrivere le vere motivazioni che portino Nishinomori a interessarsi di questa rabbia, però possiamo provare ad ipotizzarle. Il professore voleva forse capire se questa energia fosse iniettabile in altri Pokémon, se è vero com'è vero che molti Pokémon di prima generazione imparano la mossa Ira, che effettivamente fa crescere l'attacco in maniera proporzionale alla collera della creatura. Primeape in qualche modo aveva un'ira integrata nel suo sangue, e Nishinomori voleva saperne di più. Per questo motivo, cito testualmente il diario di Oak, Nishinomori ha cominciato a somministrare dei tranquillanti a Primeape. La creatura in pratica veniva sedata, e in questo modo immagino che Nishinomori potesse vedere innanzitutto come il comportamento di Primeape sarebbe cambiato in assenza di questa costante ira. In quegli anni però Nishinomori stava invecchiando, e quindi egli non era più così attento mentre compieva i suoi esperimenti. Per questo, erroneamente, un giorno egli somministra troppi tranquillanti a Primeape, e quello che accade è a dir poco sbalorditivo. Tenetevi forte perché Primeape non si calma e basta. Primeape si è messo in posizione fetale e ha cominciato a rimpicciolirsi sempre di più, a tal punto da entrare nella custodia degli occhiali di Nishinomori. A quell'esperimento involontario ne seguirono tanti altri, e la cosa portò un giorno alla creazione delle Pokéball. La natura delle Pokéball quindi è piuttosto controversa, e originariamente inserire un Pokémon dentro la Pokéball era stato immaginato come un processo tutt'altro che piacevole per le creature. Possiamo solo procedere per ipotesi, ma dato l'estremo dettaglio del racconto di Oak, secondo me la mela non cadrà troppo lontana dall'albero. Primeape, andando in overdose di tranquillanti, comincia a regredire di statura, il che significa che al diminuire delle funzioni cerebrali di un Pokémon, o magari proporzionalmente al suo mio rilassamento, il corpo comincia a deformarsi. Se un umano dovesse andare in overdose da Xanax, morirebbe. Un Pokémon invece affronta un percorso totalmente diverso e forse coerente con la sua capacità di evolvere da un momento all'altro. Il Pokémon ringiovanisce in maniera forzosa, il che probabilmente è il motivo per il quale istintivamente Primeape si mette in posizione fetale. Primeape rimpicciolendosi torna bambino, e da bambino diventa cellula, e da cellula diventa persino atomo di se stesso. Questo probabilmente è l'unico modo nel quale un Primeape può entrare in una custodia per occhiali. Voglio dire, il Pokémon normalmente è alto un metro. Ora, fortunatamente per i Pokémon tale processo è temporaneo, perché noi possiamo inserire e far uscire un Pokémon dalla Pokéball un numero indefinito di volte e senza arrecare danno alle creature. Ma questo significa anche qualcos'altro. Ogni volta che un Pokémon viene catturato, almeno nell'opera originaria dei creatori, esso viene esposto ad una tecnologia che agisce come una sorta di overdose di tranquillanti, che annulla istantaneamente le funzioni cerebrali e motorie del Pokémon e lo fa regredire, rimpicciolire. Onde evitare che il Pokémon possa però ingrandirsi mentre è contenuto nella Pokéball, cosa che in maniera molto raccapricciante lo ucciderebbe all'istante, immagino che le Pokéball fossero costruite per continuare a dare questi tranquillanti ai Pokémon, quantomeno finché essi rimanevano contenuti al loro interno. Nell'idea originale di Game Freak, le Pokéball erano una sorta di tranquillante tascabile capace di drogare i Pokémon a comando. Un'idea, mi permetto di dirlo, molto Capsule Monsters con gli allenatori con i frustini e molto poco Pocket Monsters. Quindi non mi sorprende che l'idea abbia abbandonato il futuro della serie, anche se sarebbe comunque coerente con i vapori emessi dalle Pokéball di Leggende Pokémon Arceus. Più penso a questo concept e più mi rendo conto delle sue assurde implicazioni morali. Quando si proverebbe a catturare un Pokémon, dunque la sua fuoriuscita dalla Pokéball andrebbe interpretata come un suo tentativo di resistenza ai tranquillanti? È per questo che vanno indeboliti per essere catturati, addormentati, paralizzati e confusi? Per poterli drogare senza che essi oppongano resistenza? E allora che cosa ne è del rapporto uomo-Pokémon? I Pokémon diventano amici fedeli degli allenatori perché effettivamente cominciano a conoscersi, o perché il loro rapporto comincia di fatto con una sedazione che magari non li fa più ragionare come prima? Non so voi, ma da una parte sono felice che il franchise abbia abbandonato questa idea, o divenire allenatori Pokémon sarebbe stata un'azione di per sé controversa, in maniera piuttosto oggettiva. Dall'altra però, mi spiego molte cose. Takeshi Shudo più volte, durante la sua carriera, è rimasto ossessionato dall'idea di scrivere questo finale della serie animata nella quale Pikachu guida una rivoluzione Pokémon anti-uomo, perché si è reso conto che i Pokémon sono solamente degli schiavi.
Siccome siamo certi che egli abbia dato una sbirciata a Pokédex, an artbook on Pocket Monsters, non mi sorprende che l'autore sia arrivato ad una conclusione del genere. Qui indirettamente comprendiamo che gli uomini potrebbero sedare i loro Pokémon per portarli con loro. E il passo successivo è ovviamente chiedersi del fondamento etico di questa pratica. Lo stiamo facendo noi leggendo un piccolo frammento di un libro tradotto da altri, figuriamoci Shudo. Per ora, però, è arrivato il momento di fermarci. Il materiale sul quale è possibile speculare ad ora si ferma qui, ma mi auguro che DDNO Gaming pubblichi presto il continuo del suo video e della sua analisi affinché noi si possa proseguire con le nostre. Quanti altri spunti inediti del mondo Pokémon fornisce questo libro? E quanto Pokémon è divenuto family friendly dopo il 1996? Il vaso di Pandora ormai è stato aperto e io ho entrambe le mani ben salde al suo interno. Signori, abbiamo concluso questo video interminabile, ma bello, bello. Io mi sono divertito troppo a farmi queste seghe mentali. Voi vi siete divertiti? Fatemelo sapere nello spazio commenti di YouTube. E se questo video vi è piaciuto lasciatemi un bel like. Poi Xanaxino e... In descrizione oltre a Star Select avete il nostro sponsor di fiducia che vende magliette a tema, anime, serie tipo videogiochi, con codice sconto giovanone 20 euro di sconto su ogni acquisto. Noi ci vediamo oggi pomeriggio su Twitch con tantissimi appuntamenti e ve li faccio vedere on screen da quanti sono. Ore 15 siamo in live con Eldest Soul, un gioco Souls-like tutto italiano. Ore 17 siamo sul canale di Every Eye con Monster Hunter Stories 2, il Monster Hunter accessibile per chi non riesce a usare altre armi oltre il martello come me. E ore 21:30 è il momento che tutti stavate aspettando, la seconda season di Dark Souls 2 con l'opening nuova di zecca. Retroscena di Undertale segreto. Inventatelo ora, inventatelo ora. Ah, cara, in realtà è? Gianni Morandi. A stasera. Ciao ragazzi.